La trattativa per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del Messina è ormai giunta a una fase cruciale. Il presidente Stracuzzi, prima di optare opportunamente per la strada del silenzio sul tema fino all'epilogo della vicenda, ha confermato che per dare l'ok alla cessione dell'87,5% delle quote societarie della CR alla cordata di imprenditori pronti a ricapitalizzare la società immettendo nelle relative casse 1.400.000 euro, richiede una contropartita economica esattamente 500.000 euro a titolo di ristoro per gli investimenti personali effettuati nel corso di questi 8 mesi di gestione. Chi pensava che le pretese degli attuali soci potessero raffreddare l'interesse dei promissori acquirenti dovrà ricredersi, perché anzi proprio nelle ultime ore è maturata l'accelerazione che i tifosi biancoscudati si attendevano. Ieri sera il gruppo di imprenditori che fa capo a Francesco Barbera e Franco Proto ha infatti dato mandato allo studio legale Candido di predisporre una manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'ACR Messina, che verrà presentata formalmente mercoledì 3 maggio al Consiglio di Amministrazione della società peloritana. 24 ore prima, martedì, i due rappresentanti più autorevoli della cordata che intende rilevare la maggioranza assoluta del club si vedranno nel primo pomeriggio per stabilire le successive tappe del progetto pluriennale di rilancio in grande stile del Messina Calcio. Un progetto fondato su capacità imprenditoriali e disponibilità finanziarie rilevanti in grado di garantire la copertura di quegli investimenti su impiantistica, settore giovanile, scouting e marketing, pilastri del piano di lavoro elaborati in questi mesi dal direttore generale Manfredi, dal DS Argurio e dai relativi collaboratori, funzionale a rendere autosostenibile nel tempo il club peloritano.